erano punto di riferimento di pregiudicati per furti e rapine che ogni giorno si recavano presso le aziende per conferire materiale metallico di provenienza illecita. Gli investigatori hanno documentato nel complesso cessioni per un corrispettivo di 2 milioni di euro circa a due aziende leader nei rispettivi settori, una di Palermo operante nel recupero di rifiuti per il riciclaggio e l'altra di Carini, la Trinacria, impresa che si occupa di commercio all'ingrosso di rottami metallici. Secondo le indagini di Guardia di Finanza e Carabinieri dirette dalla DDA della Procura di Palermo, in queste due aziende, adesso accusate di ricettazione di materiali metallici di provenienza delittuosa e traffico illecito di rifiuti e sottoposto quindi a sequestro preventivo di beni, confluiva la merce rubata, anche i cavi di rame trafugati all'Enel. Successivamente il materiale sarebbe stato oggetto di vendita ad altri gruppi commerciali compiacenti di maggiori dimensioni, con sede a Bologna e Roma ed operanti su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Fiamme Gialle e Carabinieri hanno inoltre sequestrato alle due imprese beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 1.100.000 euro. In totale le due società, 3 immobili, 20 automezzi e 5 conti correnti bancari. L'attività investigativa, scattata nel giugno 2017 e conclusasi dopo 2 anni, è stata condotta dalla Compagnia Carabinieri di Cefalù e dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Carini. In particolare l'attività investigativa ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sostanzialmente accolti nel provvedimento cautelare a carico della ditta palermitana e della Trinacria di Carini, aziende leader in Sicilia nel settore della rottamazione dei metalli. Gli ulteriori accertamenti eseguiti sulla documentazione amministrativo-contabile delle due aziende ha consentito di individuare innanzitutto la quantità di materiale ferroso oggetto del reato e successivamente di quantificare l'ingiusto profitto derivante dalle vendite in nero, esattamente 1.095.863 euro, patrimonio che è stato sequestrato per equivalente ad amministratori e soci delle due attività imprenditoriali. La gestione della Trinacria Metalli di Carini e dell'azienda palermitana, per assicurare quindi continuità delle attività e salvaguardare i posti di lavoro, è stata affidata ad un amministratore giudiziario. Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in collaborazione con i carabinieri e la compagnia di Cefalù, stanno dando corso all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare reale emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di due società con sede in Palermo e Carini, operanti nel settore del recupero di rottami metallici, coinvolte nella ricettazione di materiali metallici di provenienza delittuosa e nel traffico illecito di rifiuti. L'operazione convenzionalmente denominata Efesto, con chiaro riferimento alla divinità greca, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo. L'attività inizialmente avviata dai carabinieri di Cefalù è stata successivamente sviluppata sotto il profilo patrimoniale dal personale della Guardia di Finanza, che ha proceduto ad una complessa analisi documentale corroborata dalle risultanze emerse dalle banche dati in uso al corpo, nonché da puntuali accertamenti bancari che hanno consentito di individuare i reali beni riconducibili all'impresa e agli amministratori. Al termine delle indagini patrimoniali è stato emesso il provvedimento di sequestro preventivo, attualmente in fase di esecuzione. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a 1.100.000 euro e rientrano, oltre alle quote sociali delle imprese, 3 immobili, 20 automezzi, nonché 5 conti correnti.